A primo piano le notizie e i servizi sul Covid-19 anche oggi. Oggi parliamo di una università abruzzese, l'Ateneo D'Annunzio, che ha focalizzato e pubblicato uno dei primi studi sistematici riguardanti la correlazione tra obesità e Covid. In particolare sono stati approfonditi i fattori di rischio infettivo tra le persone obese e i meccanismi che favoriscono lo sviluppo della malattia da Covid-19 in quei casi. In diretta dall'Università D'Annunzio, la nostra Anna di Giorgio con il professor Nicolantonio Dorazio, ordinario di scienze tecniche e dietetiche applicate all'Università d'Annunzio. Allora, eh, buon pomeriggio Anna, eh, io ho introdotto un attimo il tema, ma sicuramente il professor Dorazio sarà molto più esplicito e come al solito ehm, sono molto interessanti le cose che avrà da dirci. A te. Certo Carmine, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori del Tg8, come hai introdotto bene tu eh, questo studio eh, dell'Università d'Annunzio, eh, curato appunto dal professor Nicola Antonio Dorazio, ordinario di scienze dell'alimentazione della d'Annunzio di eh, Chieti, eh, ha messo in luce quello che eh, anche nei mesi scorsi insomma era un argomento di discussione, cioè il rischio, eh, il rischio di eh, la correlazione che c'è proprio tra l'obesità e il covid e in particolar modo il la possibilità di sviluppare una malattia più grave tra pazienti in sovrappeso. Ora però c'è proprio l'evidenza scientifica di questa ricerca dell'unità operativa della D'Annunzio curata appunto dal professor Dorazio e allora professore può spiegarci semplicemente come è venuto come è nata appunto questa ricerca e quali sono proprio questi fattori di rischio correlati tra l'obesità e la malattia. Sì, dunque il lavoro nasce da settembre, quindi abbastanza lungo, proprio per evidenziare attraverso la ricerca scientifica a livello internazionale e di vedere i lavori scientifici già presenti sull'argomento per poter poi valutare meglio questa connessione tra metabolismo o vari metabolismi e sistema immunitario. In questo caso l'obesità rappresenta un crocevia fondamentale perché? Perché l'obesità è ricco di fattori infiammatori, quindi diciamo che già di per sé la malattia porta una serie di attivazioni di fattori infiammatori. Con in questo caso l'associazione con il virus. Abbiamo voluto vedere se c'erano in questo caso dei recettori, si dice in gergo tecnico, da parte del virus che avevano una predilezione per il tessuto adiposo, che è il tessuto poi in questo caso della persona sovrappeso e obesa. E abbiamo visto che c'è questa tendenza, quindi c'è un crocevia dove i cosiddetti, diciamo, recettori agiscono tra di loro attraverso delle vie infiammatorie e danno la possibilità di arrivare ai siti recettoriali con più facilità. Quindi il virus, con un tessuto adiposo abbondante, soprattutto in questo caso con una persona obesa, ha più facilità di arrivare ai siti recettoriali e quindi in questo caso di far ammalare più facilmente il soggetto obeso. Professore, il lockdown eh, di questi lunghi mesi insomma, di emergenza sanitaria sicuramente eh, ha contribuito a eh, insomma, far aumentare il sovrappeso di ognuno di noi perché le palestre erano chiuse, eh, molti erano in telelavoro, eh, molti addirittura erano in cassa integrazione, quindi comunque costretti a casa. Diciamo che in questi mesi ci siamo dati un po' al cibo. Eh, però quando si può definire realmente una persona in sovrappeso? Cioè qual è il campanello? D'allarme che deve cominciare a farci davvero preoccupare, anche in funzione Covid, ovviamente. Ma è chiaro che non dobbiamo arrivare a un peso esasperato. Cioè, ci sono le tabelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già codificato. Ad esempio, prendendo in considerazione l'indice di massa corporea, anche se l'indice di massa corporea. Potrebbe essere diciamo, valutato un po' con, con degli errori, cioè il rapporto fra peso e altezza, fratto l'altezza al quadrato. È chiaro che se noi dovessimo avere fino a 24,5 siamo ancora in un range di normalità. Il problema, quant'è che quando si supera di 4, facciamo 5 kg, ecco, anche 6 kg, con un'attività fisica quasi zero, bisogna cominciare ad avere un po' più di riguardo verso lo stile di vita. E quindi in questo caso qual è il consiglio? Lei dice che no, eh, sarebbe un dovere di ogni medico avvisare il proprio paziente del rischio che si corre. Io dico che eh, la Cenerentola della medicina, la nutrizione è stata messa da parte per tanti anni. Bisogna ridare a questa disciplina una identità scientifica e un connotato scientifico come se fosse una qualsiasi disciplina medica, perché è fondamentale. È fondamentale perché poi l'obesità si porta. L'ipertensione, le dislipidemie, il diabete e altre malattie. Lei ha detto anche prima di iniziare questa chiacchierata in diretta che eh, l'emergenza sanitaria ha reso protagonisti eh, soprattutto i virologi, ma eh, questo tipo di emergenza sanitaria deve considerare poi un unicum anche tutti ehm, gli altri settori della medicina, compresa appunto quella di cui lei si occupa. Beh, io sono un internista vengo dalla scuola della medicina interna. Quindi non posso che avere una mentalità interdisciplinare, cosa che non ho visto né nel Comitato Tecnico Scientifico Nazionale né a livello di Istituto Superiore di Sanità. Noi abbiamo una patologia come il Covid che interessa, possiamo dire, è pleiotropica: interessa il polmone, interessa il fegato, interessa il cuore, interessa il cervello, interessa il sistema nervoso centrale e così via. È chiaro che. Un tamponamento pericardico, oppure ad esempio anche un versamento pericardico o in generale anche una fibrosi polmonare eh, trova dal punto di vista dell'approccio interdisciplinare una figura diversa dal virologo. E quindi in questo caso bisogna lavorare con un team. Professore ultima domanda brevemente perché siamo fuori tempo massimo, campanello d'allarme e l'obesità infantile. Beh, il campanello d'allarme è un, una realtà molto grave. Io feci una, Ho fatto una relazione alla Commissione Sanità, alla Camera dei Deputati, e ho fatto presente che è una situazione da prendere immediatamente in considerazione, se vogliamo, se, anzi se noi dovessimo guardare al futuro di questi ragazzi e soprattutto alla loro salute. Grazie al professor Dorazio. Carmine, se non hai domande da studio ti restituisco la grazie, linea. Grazie, grazie. No, no, è stata davvero interessante, e esauriente la conversazione che avete avuto e anche come al solito il professor Dorazio senza peli sulla lingua, anche quando si tratta un po' di, di andare contro lo stream del, del comune, eh, insomma, anche comunicare rispetto anche a questa malattia. Grazie della sua disponibilità e grazie a te Anna. Ci sentiamo nel Tg grazie. Sera per il grazie, buon pomeriggio. Quotidiano.